Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Soul Silver. Ragazzuoli, in questo episodio cattureremo Lugia, mi raccomando, quindi superiamo i 1000 mi piace e ricordate sempre di farmi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate di questa serie. Io ho già messo un bel repellente, tipo super repellente, ho anche acquistato delle ball, per cui ragazzi ora siamo diretti finalmente da Lugia. Cerchiamo di non farci vedere perché dai, non è proprio il caso di farci interrompere da questi sciocchi, no? Questo tizio è qua. L'ho appena affrontato decidendo di tagliare in modo tale da fare più in fretta. Ho portato con me un tentacol che ha mulinello, altrimenti non sarei riuscito ad avanzare. L'isola delle quattro che dobbiamo esplorare mi pare sia questa, non vorrei sbagliarmi. Ora entrati all'interno, però dai, ce ne accorgeremo. Vediamo quindi se riusciamo a raggiungere Lugia in fretta. Quindi raga, eccoci qua, ormai stiamo per fare una delle cose più importanti qui nel gioco. Isole vorticose, raga, ma non si vede nulla? No ragazzi, guardate, non si vede assolutamente nulla. Dopo qualche problemino ragazzi, sono riuscito a raggiungere una delle zone che dovrebbe essere quella giusta per raggiungere Lugia. Vediamo un po', non vorrei aver fatto una cavolata, no, ma se lui è qui, ok. Ecco l'ala d'argento che ha effetto, eccellente, hai recuperato ciò che serviva, prego avanti. Quindi ragazzi tocca a me, ma poi sto tizio cioè è lì nelle grotte, nelle caverne senza che nessuno gli dice nulla. Ma questi segreti, queste cose strane, vediamo. Da qui dovrei riuscire a vedere già Lugia? No, perché poi comparirà successivamente. Quindi ci siamo presi una bella caramella rara, di certo niente male. E ora ragazzi direi che siamo prontissimi per sfidare uno dei Pokémon leggendari. Farò l'impossibile per catturarlo perché raga dobbiamo assolutamente catturarlo. Parliamo ora con le Kimono Girl. Questo era il luogo onorato dove appare Lugia l'alato, nel momento in cui la danza che ci dà tanta eleganza e la campana onda si cara a teffi affidata è più che rara. Mamma mia ragazzi, queste si fanno ma proprio pesantemente. Comunque credo che faccia effetto ora la campana, quindi voglio vedere quanto tempo ci metteranno. Ecco, devono ballare e quindi dovrebbe essere anche improvvisamente compare dell'acqua, della roba a schermo. Quindi ragazzi, tutta questa monumentalità per far risvegliare un Pokémon molto potente che poi in realtà si è già risvegliato, ma ora noi tra virgolette lo stiamo evocando in questo modo. Quindi ragazzi sono davvero felicissimo perché ora arriveremo a conquistare, a catturare il nostro primissimo Pokémon leggendario. Quindi ragazzi ci siamo ormai. Loro poi ballano, girano su se stesse, però saremo noi ad affrontare questo Pokémon. Ragazzi non vedo l'ora. Ed eccolo lì che arriva ragazzi. Dai, godiamoci questa scena. Sì? Ed eccolo lì. Tocca a noi a questo punto, dai. Non c'è lì? Ah, eccolo qua. Ecco, visto così sembra carino e coccoloso, non sembra così minaccioso. Poi sarà da vedere, eh? Ok, un po' si è incazzato, però adesso ragazzuoli, tocca a noi. Lugia, di leggenda ispiratore, da tempo immemore e sacro protettore del vasto mare e le sue creature. L'impresa ardita in cui numerosi osarono senza risultati decorosi. Tu, Joseph, e il tuo cuore all'unisono con la campana onda. Avete compiuto con tanto di onore. Quindi Joseph sta a guardare, il grande Lugia a quanto pare ha trovato in te ciò che attendeva e scandendo rintocchi infine eccoti davanti ai suoi occhi. Ok, tante chiacchiere ragazzi, ma ora appunto entriamo in acqua e proviamo a sfidarlo per vedere quello che succede. Io ovviamente devo catturarlo, per cui ragazzi mi avvicino e salviamo. Direi quindi di affrontarlo, eccolo qui, Lugia! Ed ecco uno scontro epico ragazzi, finalmente l'ho atteso tanto e ora ci siamo. Eccolo qui ragazzi, Lugia, livello 45, non è altissimo effettivamente. Io ho messo in prima posizione Ampharos, raga, perché dobbiamo assolutamente cercare di indebolirlo. Quindi c'è anche pioggia danza, quindi cercherò di appunto togliere un bordello di energia a Lugia. Magari anche paralizzarlo, chi lo sa. Me lo auguro, no, non ci siamo riusciti. Ora tocca a lui attaccare? No, non attacca o sbaglio? Ecco, aerocolpo, ecco perché non attaccava, mamma mia. Dai, resisti, mi raccomando, Ampharos, non mi deludere.
Non è molto efficace, mamma mia ragazzi. Qua possiamo fare davvero grandi cose. Quindi magari proviamo a catturarlo solo con Ampharos, chi lo sa. Non so se ci riusciremo, comunque vediamo un po'. Io direi di andare subito nella borsa, mettiamo nelle Pokéball, che ne so, una Rapid Ball, dai. Siccome siamo al terzo turno, suppongo questo sia, una Rapid Ball potrebbe essere già giusta. E invece no, il Pokémon esce fuori, dannato. Proviamo anche ad utilizzare una Scuro Ball, visto che ci troviamo in una grotta. Magari in questo modo ha più effetto, chi lo sa. Vediamo, primo tocco e basta, anche stavolta solo un tocco, raga. Non è per nulla facile perché è un Pokémon leggendario. Quindi questi scontri, almeno ai vecchi tempi, quindi Pokémon anche Soul Silver, compreso questo gioco e poi quelli precedenti, erano molto difficili. Io invece ho notato, raga, ed è indiscutibile questa cosa, chi lo nega è perché forse non ha giocato ai precedenti, è molto più facile catturare i leggendari. Non posso mai dimenticare come io, tipo catturai, mi pare, Xerneas in Pokémon X. Catturato Lugia? Wow! Come dicevo, ho catturato Xerneas con una Pokéball. Una sola, ragazzi, non so come sia possibile. Qui nel frattempo è nemmeno indebolito, mi pare fosse. Invece qua Lugia l'abbiamo indebolito. Ha resistito un po', però ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Viene definito il guardiano dei mari, si dice sia stato visto nelle notti di tempesta. E vabbè, mi pare anche ovvio. Quindi è stato trasferito al box 1, quindi quello del PC di Bill. Ho appena curato i Pokémon, ma ora è arrivato il momento di vedere finalmente Lugia, ragazzi. Non vedevo l'ora, vediamolo. Eccolo qui, nel frattempo avevo messo anche Togetic a posto. Vediamo un po' le informazioni. Isole vorticose, natura modesta, ok. Poi extrasenso, pioggia danza, idropompa e aerocolpo. Cioè, raga, l'impossibile. Allora, vorrei metterlo in squadra, solo che al posto di chi? Perché in pratica non saprei. Allora, mettiamolo al posto di Sudowoodo. Poi, se ci servirà il caro Sudowoodo, lo rimetteremo in squadra senza problemi. Sono appena giunto a Borgo Foglianova, ragazzuoli, perché voglio assolutamente almeno raggiungere la Lega. Poi, se sarà opportuno, cercheremo di affrontarla magari nei prossimi episodi. Qua ho un solo repellente. Mettiamo, eccolo qui, un super repellente. Quindi solo repellente, super repellente. Mamma mia, ragazzi, giochi di parole. Comunque, abbiamo intrapreso quindi questa nuova piccola avventura per vedere se riusciamo a raggiungere... Ci riusciamo? Non lo so, chi sei tu? Sai cosa hai appena fatto? Hai appena messo piede nella regione di Kanto. Controlla la mappa nel Pokégear. E noi quindi la andiamo a fare questa cosa. Vediamo un attimino. Ed ecco qua. Addirittura ci sono anche i cani leggendari, eh. Ci sono già in giro Entei e Raikou. Poi magari Suicune lo cattureremo in futuro. Ora non ricordo come si fa. Allora, qua ci sono anche le cascate di Yoto. Quindi, raga, dovremmo affrontare un bel po' di minacce. Già finisce l'effetto del repellente, wow. Ecco qui le cascate di Yoto. Quindi dobbiamo affrontare un po' tutta questa situazione. Meno male che ho lasciato con me Tentacool, perché ha la mossa cascata. Quindi eccoci qua, possiamo risalirla? Ok, grandi raga. Che poi io mi sono sempre chiesto come diavolo faccio un Pokémon a risalire. Cioè, si muove in verticale. Mi sembra leggermente poco credibile. Andiamo a mettere un altro super repellente, raga, durano davvero pochissimo. Poi tutte magari le altre cosucce, tipo oggetti vari che ci sono in giro e cose così, le prenderemo in seguito, tranquilli. O magari, almeno dai, solo questo qui, mettendo la bici, lo raggiungiamo in fretta. E che cos'è? Pietra lunare! Oh, raga, questo era importante, meno male che l'abbiamo recuperato. Quindi, ragazzi, riutilizziamo Surf, molto molto bene. E quindi vediamo se finalmente riusciamo a raggiungere questa dannatissima lega. La strada per arrivare fin qui, ragazzi, è stata lunga. Ho fatto un taglio molto molto lungo perché volevo arrivare direttamente qui. Abbiamo sfidato finora tanti allenatori, però erano piuttosto debolucci, non erano nulla di che. Solo gli allenatori che si sono fatti valere possono passare. Oh, le 8 medaglie di Yoto, prego accomodati. Quindi ragazzi, ci siamo, non so se posso andare anche a destra o a sinistra, mi sa di no, vediamo. Un momento, di qua si va a Monte Argento, vi sono Pokémon spaventosamente forti laggiù, per te ancora presto, meglio lasciare perdere. Ok, invece da quest'altro lato cosa c'è? Forse c'è proprio Kanto, no? E infatti, c'è la regione di Kanto, vabbè, la strada è bloccata, quindi devo affrontare prima la Lega. E mi sembra anche giusto, effettivamente. Quindi ragazzi, ecco la via vittoria, io convintissimo che eravamo arrivati ormai, e invece no, ci prendono in giro. Ho rimesso anche il nostro carissimo Sudowoodo in squadra, perché appunto mi serviva un Pokémon che avesse forza,
Quindi ragazzi, cercherò di svolgere velocemente appunto tutto questo percorso della Via Vittoria in modo tale da arrivare poi finalmente, almeno si spera, un giorno lontano, chi lo sa, pozione. Che cosa mi dai a fare una pozione adesso che ormai è inutile? Comunque, vediamo se riusciamo, ragazzi, a superarla in fretta, dai. Se non sbaglio, nelle altre vie Vittoria c'erano dei nemici, invece qua no. La cosa risulta un po' strana. Quindi saliamo un po', vediamo cosa c'è qui. Ecco, ci sono dei luoghi nei quali buttarci effettivamente. Cioè, raga, tutti coloro che vogliono arrivare alla Lega Pokémon devono fare questo percorso. Cioè, non la finiranno mai di avanzare e tutto il resto, perché, cioè, pensate, uno deve affrontare caverne e cose così per arrivare poi appunto a un luogo. Ovviamente questo nella vita reale potrebbe essere un problema. Qui c'è una bella Ultra Ball, quindi molto bene, e vedo di già l'uscita, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Anche se prima forse succederà anche qualche altra cosa, vedremo. Ci sono, ragazzi, finalmente ho trovato l'uscita, ma arriva lui. Eccolo, aspetta, tu vorresti partecipare alla sfida della Lega Pokémon? È vero, l'uscita di Via Vittoria è da questa parte, proprio qui vicino. Ma come avrai notato, non ci sono allenatori in giro. Fui, ce ne fosse uno degno di sfidarmi. Almeno l'impresa di arrivare fin qui ti è riuscita, ma questa impresa termina qui. Infatti ti pentirai amaramente di aver incontrato me. Ok ragazzi, quindi inizia lo scontro con Argento. Quindi questo è uno scontro importantissimo, ragazzi. Quindi vediamo ora quello che succede. Vediamo un po', uno Sneasel. Quindi noi potremmo provare a fare, vediamo, un lanciafiamme. Molto bene, in questo modo riusciremo magari a dargli fuoco completamente. Dovremmo essere in vantaggio. Quindi se riusciamo a farlo, ok. Bene così, siamo anche di livello molto più alto rispetto al nemico. Per cui raga, ho buone speranze. Vai con Feraligator, peccato che è un Ampharos che sta morendo. Porca miseriaccia raga, che peccato. Se morirà poi proveremo a rimettere un altro Pokémon. Quindi eccolo qui. Vediamo, vediamo, vai con scarica. No raga, attacca prima lui con cascata. Davvero che peccato. Poi lui va ad insegnare cascata ad un Pokémon così importante. Almeno per lui dovrebbe essere importante, non saprei. Allora, qui abbiamo Lugia. Proviamo a lanciare Lugia. Almeno per la prima volta lo provo con voi, perché fino ad ora sì, sono avanzato facendo tagli e cose così, però non l'ho mai utilizzato. Infatti è ancora di livello 45, senza esperienze, se notate. Quindi, vediamo quanto gli abbiamo fatto male. Parecchio. Ci fa Sgranocchio. Una mossa molto figa questa. È sempre stata, come dire, un'evoluzione di Cosoli, come cavolo si chiama, di morso. Quindi ci siamo. Un altro aerocolpo. Credo che con questo colpo di metterlo giù. Vediamo un attimino. Sì. Distrutto, ragazzi. Distrutto completamente. Quindi 1800. Molto bene. E poi c'è Magneton, raga. Contro Magneton. Magneton, Magneton, come volete chiamarlo. Dai, alla fin fine è uguale. Lanciamo Typhlosion perché siamo in grandissimo vantaggio. Quindi preferisco combattere in una nostra, come dire, in una cosa a nostro favore. Quindi andiamo con Lava Sbuffo. Dai, credo di distruggerlo anche così. Livello 37. Ce la faremo, su. Ecco qui, sconfitto. E poi c'è un Golbat che vorrei dire si evolverà in Crobat. Però forse in un lontano futuro in cui ad Argento, comunque Silver, come vogliamo chiamarlo, importerà qualcosa dei propri Pokémon. Quindi, infatti, Golbat si evolve con l'amicizia. Quindi, ragazzuoli, credo che ormai abbiamo messo fine alle sofferenze, perché questa è una sofferenza, quella di Silver. Quindi vediamo. Dai, siamo anche saliti di livello un bel po' in questo episodio. Non ce l'ho fatta a vincere, eppure ce l'ho messa tutta. Tu hai qualcosa che a me manca. Ho l'impressione di aver capito a cosa, vabbè, si toglie, raga. Io non so come sia possibile. Vorrei leggere, invece no. Non ho rinunciato a diventare il più grande allenatore. Devo solo scoprire perché non riesco a vincere. Vedrai come sarò forte allora. Quando lo scoprirò ti sfiderò di nuovo e ti darò una lezione che non dimenticherai mai. Nel frattempo dunque allenati senza risparmiarti. Di certo lo farò, caro amico mio. Quindi, vabbè, prima o poi credo potremmo riuscire a sconfiggerlo di nuovo. Poi la mamma, raga, che chiama di continuo. Quindi eccoci qui, arrivati ragazzoli miei all'altopiano blu. Io spero che il video vi sia piaciuto. Dal prossimo video affronteremo i Super 4. Mi raccomando, iscrivetevi, superiamo i 1000 mi piace. Seguitemi su Facebook e Instagram, link in descrizione. E alla prossima, ciao!